il nostro sguardo di oggi verso Maria. Certamente vogliamo dire prima parola grazie Maria, che tu sei la nostra madre. Grazie Maria che tu stai pensando sempre di me, anche se qualche volta mi scordo, mi dimentico che tu sei. Ma lei, come la madre, sta venendo con suo messaggio verso di noi, dicendo: figli miei, voi non potete perdere questa vita, siete solo per poco tempo su questa terra, ma prima e poi saremo insieme e vi vedrete tutti assunta in cielo con anima, con il corpo. Guardate quanto Dio grande ha scelto una donna di noi, ma senza peccato, anche se qualcuno non ci crede. Ma noi oggi rinnoviamo la nostra fede, diciamo: credo Maria, che tu sei in cielo, che tu sei sopra gli angeli, sopra i santi, che Dio per te ha preparato questo posto. Sono stato, cari fratelli e sorelle, poche settimane fa in una parrocchia nella Repubblica Ceca, piccola repubblica. In Europa vivono le persone e si parla che questa Repubblica Ceca è un paese più ateo in Europa. Durante il periodo della dittatura comunista, in questi paesi hanno insegnato che Dio non esiste, non esiste nulla, solo c'è la vita su questa terra, Dio non c'è. Allora sono andato in una parrocchia dove veramente sono poca gente rimasta di fede. Il parroco tutto sofferente, ma mi disse: ogni settimana, padre, guarda questo villaggio, guarda questo paese, noi con questi pochi che siamo prendiamo sempre la statua della Madonna e facciamo una processione in mezzo alle case, chiedendo proprio la Madre Celeste: aiutaci che questi cuori si aprono. E stiamo vivendo in periodo senza la dittatura, senza la guerra, ma guardate quanta gente ha chiuso il cuore, ma guardate quante persone hanno smesso di credere che Dio è presente. Proprio ieri a Piazzolo dicevo che in questi tempi, durante il sondaggio in Stati Uniti, hanno tirato fuori un sondaggio molto grave. Hanno chiesto: chi crede che ancora Gesù viene veramente vivo sull'altare? 70% la gente negata, che non crede. Rimasti pochi, tra cui siete voi. E la Madre Celeste proprio fece una domanda oggi a tutti noi: tu ancora hai fede che mio figlio è qui? O Madre, Madre nostra, vogliamo rispondere, vogliamo camminare con te, vogliamo chiedere. Forse oggi non andiamo con la statua intorno alle case, ma anche qui sono questi vostri paesi dove quanti hanno chiuso la porta per Dio, che dicono: posso vivere per me stesso, per la mia famiglia, vivere per vivere, giorno per giorno, per divertirmi e riposare.
Ma il Signore oggi chiede, cari fratelli e sorelle, siamo in questo tempo chiamati a riflettere sulla nostra fede, a riflettere se io credo veramente nella sua presenza. È proprio nella mia parrocchia, vicino a Cracovia, dove vi ho detto da dove provengo, quando nei tempi che era giovane Don Carlo Vitruva, era lì una giovane ragazza, aveva nome Eleonora, aveva 22 anni, ma quando è arrivato nella parrocchia quel giovane sacerdote, lei veniva in parrocchia, ma era, lei aveva grande fede. Nella nostra parrocchia c'è anche il quadro della Madonna Assunta, e questa ragazza ha scelto Don Carlo Vitruva come padre spirituale, e quando lui doveva andare via dalla parrocchia, lei ha chiesto: lo voglio fare la mia promessa che non mi sposerò, voglio promettere di vivere tutta vita nella castità. E Don Carlo ha benedetto questa sua decisione. E quando lui se n'è andato dalla parrocchia, diventato vescovo e poi diventato papa, Eleonora è rimasta in parrocchia. Sono passati tanti anni, in 50 anni il Signore gli ha dato anche una forza, non è stata malata, ma giorno per giorno era presente in chiesa per la Santa Messa, ma veniva ogni giorno a cambiare i fiori davanti al quadro della Madonna, e sempre fedele a lei, ma ogni giorno doveva fare almeno 8 chilometri a piedi, perché la sua casa in un altro paese, 4 chilometri lontano dalla chiesa. Allora faceva il cammino 4 chilometri in chiesa e 4 dietro, ogni giorno 8 chilometri per 50 anni, giorno per giorno. Mi ricordo molto bene, quando ero piccolo, vedevo spesso Leocadia camminava vicino alla strada, ma poi lo vedevo con bastone in mano. Ma un giorno, prima di morire, perché lei è morta già, io avevo modo di intervistarla. Ho chiesto a Leocadia: dimmi cosa pensi sulla fede. Ma lei mi risponde: io credo tanto a Gesù, ma so che la mia vita si sta concludendo. Tutta la mia vita Maria è diventata mia madre, lei mi ha assistito ogni cammino, ogni giorno quanto io camminavo. Ma Leocadia mi disse: la prima cosa, quando morirò e incontrerò Gesù, domanderò, faccio la domanda solo questa: Signore, perché io sono nata così lontano dalla Chiesa? A quanto io volevo essere sempre con te. Ma io gli ho risposto: Leocadia, forse il Signore ti risponderà, hai fatto migliaia di chilometri a piedi per quelli che non vengono più. E per questo lo dico. E oggi, in questa festa, quando abbiamo qui sull'altare le reliquie di Giovanni Paolo II, abbiamo le reliquie di altro santo del Libano, San Charbel, erano due santi innamorati di Maria, che dicevano: totus tuus Maria, tutto tuo è la mia vita per te. E oggi mi ricordo bene, e così voglio concludere, come qualcuno forse ha saputo, negli ultimi anni della vita di San Giovanni Paolo II, io sono stato a Roma, in Vaticano, collaboratore del Papa Giovanni Paolo II. Ho avuto modo con lui di andare nel diverso viaggio apostolici, nello stesso aereo, ma quante volte lo vedevo Giovanni Paolo, e quante volte lo vedevo quando stavo benedicendo il popolo, mentre stavamo viaggiando nell'aereo per altri paesi, ma lo vedevo anche tante volte
sdraiato per terra, quando stava pregando davanti all'immagine della Madonna. E oggi la Madonna, Madre nostra, disse a te e a me: non dimentichi di questa frase, ci vediamo in paradiso, ma devi amare.